Bella a tutti ragazzi, benvenuti nel quinto episodio di Hearthstone. Io di quadri. Io sono Filo. E sono Mimmo. In questo episodio continueremo il nostro allenamento per sbloccare tutti i personaggi. Con chi vuoi iniziare? Mimmo? Con Guerriero. Bene. Passiamo un po', mi sembra... Corruzione è venuta fuori. Siatura cristallina, sempre le solite cose. Sì, sì, speriamo di vincere tutte e due queste partite. Sì. Adesso abbiamo deciso. Sì, dai, ragione. Abbiamo deciso di usare. Non mi fa parlare! Abbiamo deciso di usare il ladro, perché adesso scegliamo un personaggio, usiamo quello. Così aumenta di livello e diventa sempre più forte. Sì, giusto, cambia quella. Molto perfetto, bene, perfetto. Una mano stupenda. Si parte benissimo. Fornisce un cristallo in mano. Il Barlock. Puoi usarlo per. No, usalo. Vai. Ogni colpo. Probabilmente perché il Barlock ci fa paura. Accendi il fuoco. Dai, solo questo ti chiedo, solo il fuoco. Yeah! Vale. E poi perché perché usa l'altro cristallo? Sì, non dice finito. Finito! Finito! Che cosa vuoi? Poi non capisco la ricerca. No. Madonna, cattivo lui. Ho fatto un altro rituale, una maga verso. Oh, usalo! Eh no, ma per due non mi conviene. Uso il blu mostro. Gli dette danni erano lì, questo è buono. Uno evoca qualcuno. No, per forza. E vai. Basta, partita che la vinciamo. Due. Oddio. Ah, però è furbo, lui attacca direttamente. Oh, attiva l'abilità. Quella delle armi. E dopo però. Intanto puoi usare anche i tuoi servitori. Attivo. Puoi attaccare anche sì. Questo muore, questo qui no. Ah, ti conviene sì usare i due per uccidere uno. Tu uccidi l'altro, poi usi la moneta. Adesso usa la moneta. Moneta subito. Usi due mana. Evoca lui. No, aspetta, questo ho fatto una ma. Nemico, sì, fallo su. Su di lui. E adesso attacca. No, ci attacca. Poi il Marlo che almeno non mi attacca. Ok. E poi via. Bene. Finito. Però noi siamo 22, eh? Marlo, cazzo Marina. Starta. Tua armatura. Tira tua armatura. Oddio, figa. Distruzione il servitore. Ma 4. È una comunità come Kai. Ok. Sì. Attacca questo servitore. Dritta sul bersaglio. Attacca a lui. Proprio così togli l'armatura. Ma dopo loro mi attaccano direttamente. Ti tolgono 3. E appunto. Basta! E la subito, vedi? No. Oddio, si sta stravolgendo la partita. Bene, conviene eliminare tutti i suoi servitori. Fai uno da 3, uno da 2. Carico e pronto. Uccidi uno. Qualsiasi è uguale. Lui. Spero ti piaccia la mia invenzione. Ci sono danni loro nemici. Vabbè, adesso attacca con i servitori. E distruggi tutti i suoi servitori. Punto. Allora, però si fa 4 di armatura. Questo è forte in difesa. No. Però adesso non ci servito, quindi possiamo togliere l'armatura. Allora, aspetta, adesso questa la dobbiamo progettare bene. Allora, lui è proporzione, questo qui invece 3 danni. Quindi io direi attiva il tuo potere. Per tanto, sì, attiva il tuo potere. Poi utilizza quello. Evoca lui. Usa meno 3. Ok, tornati. Sì.
Sì, tornati. Mentre Filo fa le minchiate, tocca a me, però. Sì. Mi spiace. Vai. Perché ancora non posso. Di attaccare. Ci siamo. Dai, siamo 20 pari. Sì. Ma non puoi essere servito. Ah, risalzati. Adesso ci fa due armatura, ma attacca lui. No, come questo attacca diretto. No. Ci l'altro. Marlock. Ecco. Tutto. Basta questa armatura. Certo. Bene. Che è forte questa attività, In difesa sì. Quindi è un Vistoso servitore nemico, sì, quello con provocazione. È una carta magia. Vabbè, però conviene usarla. Cioè, c'è quello con provocazione. Questo è un mostro che infligge due danni e va fuori. È la stessa identica cosa. Sì. È quello con provocazione. Provocazione! Basta. Poi, attacca diretto. Sì, dici? Con lei attacco diretto. E con loro ci penserei. Fai. No, tattica non attacca diretto. Fuoco! Non sono nemici molto forti, è provocazione, attacca diretto. Speriamo. È proprio necessario. Ho ancora uno, posso fare niente? No. 18. Adesso questi inizio a parte le mosse. Lui attiva l'armatura come al solito. Dobbiamo sempre avere molti servitori, che sennò qui. Oh, c'è quella cazzo di abilità. Allora, 4 più 5, 9, quindi distrugge il servitore nemico, passa lui e attiva la tua abilità. Poi ti conviene fare attacca tutti a lui, tutti a via. Sono pronto con 4, una bella botta. No. E poi lei okay, ti dà la carezzina. La carezzina, vai. Adesso non so molto, siamo quindi, in vantaggio, no? Di nuovo. O mette uno con carica, o mette. Una bestia. Abbiamo una cura, come al solito. Lo dobbiamo eliminare subito. È un pericolo per entrambe. Quindi adesso. Fa vedere chi sono questi. No, posso evocare entrambi, no? Evoca tutti, sì? Tutti. No. Non sapranno mai cosa fare. Bene. Pesco una carta. Passami quella piana racco. E quei servitori elimina lui. Infligge due danni? Oh, perfetto, questo è buono. Bene, adesso usa quello, uccidelo e resta attaccato. Non lo uccido però. Però hai comunque l'eroe, attacchi con l'eroe. È la stessa cosa qui. Ok. Bene. E lui è qua sceso, adesso usa l'armatura, però comunque. Un'altra. Sono io il mortiero. 10. Hai messo il cronometro? No, tanto dobbiamo fare due partite. Attiva il coso, il potere, tantissimo. Tanti ma adesso elimina lui. Elimino, non ci riesco. No, lui. Con loro? Con tutti. Scusa, ti fai fuori. Lo elimino così. Non ne avrà un altro, no? Va bene, sì. Adesso mi attaccano diretto, mi tolgono 4. Stringo. Ora qua. No, ti ha tolto uno. Madonna. Guarda le vostre che ha. Sembra così può. Per poi metto le carte in mano. Raga, abbiamo perso, perché se si attacca. Sì. Possiamo potergliene uno intanto, no? Manco uno, quindi. Ah, per forza lui. Sì, che non abbiamo carte, però. Sì. Per forza, mentre che ho fatto questa mossa. Finito. Questa non è che abbiamo giocato male, è anche 7. È sfortuna. No. Ecco. Vabbè. Però abbiamo comunque ottenuto la stessa compensa. E delle carte adesso, nuove. Vediamo un po'. Adesso ovviamente o riproviamo questa. Oppure un'altra. Vendetta contro il cacciatore. Delle prime volte. Cioè del episodio. Sciamano, Drew, Paladino, Stregone. Stregone fa paura. Non voglio attaccare. Vendicarsi contro il cacciatore. Proviamo il cacciatore, vai. Ti vendi dell'altra volta che piace.
Sì. Speriamo che vada bene almeno questa, almeno una partita vinta, perché no? Cioè, non è una grande cosa, no? Bene. Vediamo un po', speriamo che riuscire a finire il tempo di partita. Oh, Rexha! Già sentita tre volte questa cosa. Guardati le spalle. Cambierei un po' il centro. Cattiveria. Allora, cambi lui e lui. E più tengo la carta gentile. Che buona questa mi fa. Difesa del danno servitore non danneggiato. Questa è quella che mi aggiunge come al solito. E sinceramente preferisco questa piuttosto che iniziare. Parte subito con il suo potere. Passi per favore. Sì, sì. Difesa del danno non è nemico. Ma non è. No, a parte. È la magia o un mostro? È la magia. Lo direi mostro. Mostro. Morto. Il copo morto, un po' scarso. Questo non c'è. Anche fare tutti e due, lo uso e frigo tre danni. Ah, come vuoi, fallo, va. Come ti conviene. Ma sì, dai. Tanto tempo dopo. Bene. Ci mettiamo già in vantaggio. La vedo facile sta partita dal punto di vista del nostro attacco. Beh, siamo migliorati da lui, abbiamo provato per primo. Sì, quindi. E intanto le nostre abilità sono migliorate, le carte, tutto. Questo è una missione che non abbiamo. Il danno è scritto non danneggiato. No. Ma fallo, almeno lui fotti subito. Due danni, però non so se come usano. Usi quella. Così non c'è più. Io vorrei attivare. Ottimo, il potere. Attaccare con un servizio, cioè usa lui che piace un danno. Ok, tanto è uguale. Però adesso ci rimane uno. Vabbè, finito. Finito. Questa si usa. Questa me la ricordo. Mi ricordo questo potere. Però l'hai fatto perché infligge due danni. Invece noi prendiamo uno solo con l'eroe. Corretto. E se lo sblocchiamo dopo possiamo usarlo, quindi. E adesso via, proprio le botte. Le botte. Bene. Per la vendicazione. 23, dai, dai, sta andando bene. Attenti al lupo. Oddio, chi è questo? Leggi attimo l'effetto. Leggi un po' l'effetto di quello. Devo mettere con la. Io posso. No, sono vista. Allora. Ah, lui con provocazione, così non ci attacca direttamente. E poi un mostro. Un mostro. Fatto la nostra lì. Oh! Cazzo, questa è buona! Sì, ma non lo userei. No, dai, non c'è bisogno. Fai un servitore. C'è un servitore. E attaccare. Cioè userei attaccare. Ah, no, attacco diretto. Sì, sì, attacco diretto. Prima lo distruggiamo meglio. Sì, sì. Già 21. Dai, questa la prendiamo velocissimo. Sì, speriamo. Dai che si vince. Ariel, che avvocato, anche lui i nostri cucinari. Oh, calma, calma, cosa sta succedendo? Un po' di casino. Un po' di casino. 5 punti, ok. Allora, dove attacca la tua arma? Questa è un'arma. Ok, evochiamo l'arma. Mi sembra giusto. Faccio lui. Anzi, tre, toglie tre. E poi far tornare in mano a qui. Far tornare lui in mano che è più forte. Poi elimino lui. No, attacca diretto. Attacca diretto, bestia proprio. Attacca anche col cazzo. Gli tolgo un bel po'. Gli tolgo un bel 3. 6 litri veramente. Con l'angolo. Bene. Questa partita sta facendo un po'. Vedi la vendetta al piatto che ho eseguito fritto. Sì, mi piace questa cosa. Porta, non importa. Allora. Quindi una volta pesca una carta, pesca una carta. E poi li può farsi due più avanti. Ora ti piace la mia invenzione. Aspetta, vediamo un po' che li evochiamo. Vabbè, forse è questa è meglio. Direi. Sì, sì. Cazzo, tre! Togli un bel forte, tre volte un attacco. Per l'eroe poi che poi non ti così tanto. Oddio! Ah, me lo ricordo questo! Quelli fortissimi! Questo lo dobbiamo eliminare. Allora questo lo evoca lui forza per tanto. Non sapranno. E poi facciamo così. Tanto quasi muore. Potrei anche attaccare diretto veramente. No, non lo so.
2, 3, 4, no. Lui ha 5, 2, 3. A 9 attacco. Vabbè, attacca di dietro, tanto sto che 9 ci sta un po'. Sì, certo, possiamo attacchiamo di dietro, dai, su. Così alla prossima mano mi sa che ci sono. Sì, dai, la prossima la scissa. Sì, ma lì dipende. Dipende le sue mosse, se vediamo. Dipende anche le nostre carte. Quindi. No, ecco. Attenti al lupo. Porca miseria. Cazzarola, che bestia. Questa sì che è una bella. Vado a dare la mano in che era la versione. Vaffanculo. Vaffanculo. Levati. Oh. Attacchi. Attacca con lui. E adesso ho vinto. Bella ragazzi. Bella Alexa. Ciao. Arrivederci. Oh, questa si chiama cercare. Quella era una buona mossa però. Cioè, se non facciamo mossa per le bestie. Bella 5. E comunque siamo avanzati di due livelli. Anche se abbiamo perso una passione. Giocato cacciatore. Eccolo. Bene, poi alla fine di tutto dovremo anche scegliere un nostro personaggio da usare livello 10. Giocatore. Porto una classe livello 10. Una qualsiasi classe livello 10. Ah! Buono, aspetta. Che farlo. Bene. E vinci delle buste, mi sa, non so. Bene, siamo a 5 personaggi su 9. Stiamo procedendo bene. Poi, quando avremo finito di sbloccare tutti i personaggi, ne sceglieremo il nostro personaggio preferito e inizieremo a combattere nell'online. Sì. Vedremo un po'. Quindi, per questo episodio può essere tutto. Mi raccomando, iscrivetevi, commentate e al prossimo episodio guardatelo. Guardatelo. Ciao a tutti da Due di Quadri.